Il mondo del rugby, ho giocato a rugby, sono nato rugbisticamente a Pieve di Cento, a 20 anni sono andato a Rovigo, vi sono stato per 10 anni, vincendo 2 scudetti, ho giocato nel nazionale per 9 anni circa. Ora continuo allenando. Alleno, sono tecnico federale under 16 per l'area di Bologna e Ferrara e più alleno la squadra del carcere della Dosta di Bologna che fa il campionato in C2 e in C1 il Faenza Rugby. Come mai sei andato ad allenare in carcere? Beh, quella era un'esperienza che stavo seguendo da esterno da tempo, poi mi è stato proposto di andare dentro e provarla questa esperienza ed è stata la scelta giusta perché è un'esperienza veramente unica e formativa, soprattutto per me. Quest'anno stiamo facendo un ottimo campionato, attualmente siamo quarti in classifica considerando che sono tutti ragazzi che iniziano a giocare in carcere. Ieri ad esempio abbiamo giocato contro il Noceto la prima in classifica, abbiamo perso di 5 punti facendo noi 4 mete, loro 3 addirittura, e giocando in 15 perché abbiamo avuto un po' di epidemia, chi viene stradato, chi viene scarcerato, che purtroppo c'è un turnover incredibile, con 6 giocatori che erano la seconda partita che facevano una rugby in vita sua. Ma la difficoltà nasce dal fatto che quelli che arrivano, molti di loro non hanno visto il rugby nemmeno in TV, proprio bisogna partire da zero, e mentre altri sono già 2-3 anni che giocano, quindi c'è un mix di esperienza che bisogna sempre continuamente ricominciare da capo, non dar mai nulla per scontato, però è molto formante e soprattutto c'è veramente una grande soddisfazione perché hanno un grande rispetto nei miei confronti, io rispetto loro e loro ci tengono parecchio. Ma gli episodi sono tanti, però per dire un po' le difficoltà che ci possono essere, che io mando il foglio gara, quindi con la squadra, l'elenco della squadra, le mando al venerdì mattina alla team manager e poi ci troviamo puntualmente al sabato al momento della partita che magari un giocatore è stato stradato, un altro è stato messo in punizione, uno per protesta fa lo sciopero della fame perché non lo mandano fuori in permesso, e allora tutte le volte mi tocca spesso rifare il foglio gara, infatti adesso mi sono messo che ne faccio 3 o 4 di foglio gara, così riusciamo. E poi niente, poi ci sono anche dei meccanismi interni tra varie etnie che bisogna sempre cercare di controllare e che loro però una volta dentro la squadra controllano tranquillamente tra di loro. Sicuramente noi giochiamo solamente in casa, andate e ritorno in casa, perché probabilmente nelle trasferte si partirebbe in 20, si tornerebbe in 15 o 16, perché tra l'altro la caratteristica un po' della nostra squadra è che sono tutti detenuti con pene lunghe, alcuni 23, 25 anni, quindi sono pene che hanno avuto delle colpe gravi, perché non prendiamo gente che sta lì un anno, gli insegni il rugby, poi escono. Gente che ha anche degli obiettivi di formarsi, di passarsi anche il tempo nel modo giusto, perché è dura, che non è come nei film. Io ho visto dentro il carcere, non è come nei film, è dura, è dura.